questo è il legno di spacco. Adesso per avere le linee completamente verticali in linea, dobbiamo fare questo procedimento qua. Così siamo sicuri che il legno e le fibre sono molto lineari. Perché se prendiamo un tronco e lo seghiamo, non sappiamo se le linee sono sinistra, destra o lineari. Quindi, per essere belli lineari e avere una fibra molto dritta, dobbiamo fare questo procedimento qua. Solo così possiamo essere sicuri che abbiamo le fibre molto lineari. Adesso lo spacchiamo e la fibra prende le sue linee rette. Diciamo che questa parte qui, adesso abbiamo le fibre dritte. Questa parte qui. Quindi da qua sarà la nostra base d'inizio. Poche parole, la segniamo e sappiamo che abbiamo la nostra base da questa parte. In pratica, solo così possiamo avere le nostre catene di spacco con della fibra molto dritta ed un suono molto molto migliore. Adesso abbiamo preparato 1, 2, 3, 4, 5, 6. A differenza magari quelle che troviamo già di fabbrica, che sono così. Noi invece abbiamo già quelli di spacco, che io preferisco. Mi seleziono il tronco e poi, e questa è di fabbrica. Adesso, per fare un esempio, vediamo se la fibra è dritta. Adesso vi facciamo un esempio. Questa, in pratica, direttamente già acquistata così. Adesso vediamo se realmente le fabbriche, diciamo i fornitori, ce li danno già con la fibra dritta, perché tanti cosa fanno? Seguono solo le venature, ma non bisogna solo andare dietro le venature, bisogna vedere anche se la fibra è dritta, se no noi non sapremo mai come lavorerà bene o no la catena. Solo così possiamo vedere e controllare se realmente la fibra è dritta o storta adesso. E qui possiamo notare poi gli sbagli di tanti fornitori e gli sbagli di tanti acquirenti che acquistano ciecamente dei prodotti che magari non sono di linea di fibra dritta. E questo è molto importante per l'acustica. Adesso facciamo una prova. Così possiamo notare se realmente è dritta o storta. Diciamo che quando te lo prepari te dal legno di spacco hai tanti scarti, però sei sicuro che la qualità acustica è molto buona. Per esempio questa, adesso vedete come se si fuoriesce, quindi la fibra non è completamente dritta, visto? Se ne va da un'altra parte. Quindi per farla dritta, adesso facciamo un'altra cosa, bisognerebbe andare dall'altro lato, dalla parte destra, e vediamo cosa si tira fuori. Difatti, questa tira a sinistra e quell'altra tira a destra. Per avere la linea dritta, adesso bisognerebbe lavorarla in questo modo, da questa parte e dal sotto la parte a specchio. Solo così poi abbiamo le linee completamente verticali. In pratica, bisognerebbe seguire queste linee qua, tirare via questo pezzo. E viceversa dall'altra, si parte un po' all'interno perché sappiamo già che la fibra è dall'altra, si scenderà e avremo poi questa linea qua. Ecco, questa roba eccessiva è tutto scarto, questa è da questa. Se noi dobbiamo prendere, diciamo, una, se noi dovessimo prendere adesso una di fabbrica, dobbiamo fare questo lavoro, non come tanti fanno sicuramente,
che metteranno a battuta e poi a 5 mm segano, giusto? Segheranno e vanno dentro così. La tagliano completamente dritta. Sbaglio. Bisognerebbe farla a mano per avere una fibra sicura, dritta. Ci vuole un po' di tempo, però l'acustica è migliore. Si piallerà così. Adesso noi abbiamo la nostra base, come potete vedere, questa linea bella dritta. Adesso, volendo, si può anche segare, portarla a battuta e a 5 mm interno, perché la fibra, la nostra base, l'abbiamo. Spero di essere stato chiaro, di avervi dato una mano. So che non sono bravo a spiegare, ma sono bravo a lavorare. Con questo vi saluto. Alla prossima avventura!